Ho visto su YouTube il progettino per fare questo oggetto, praticamente è un supporto per una videocamera, una fotocamera, rende più facile maneggiare, fare delle panoramiche, fare delle riprese in quanto si può tenere con due mani, cioè in questo modo in pratica, la videocamera e quindi è più stabile muovendola in questo senso. È anche un appoggio da tavolo, può anche essere utilizzato per riprese per esempio vicino al pavimento o insomma un po' particolari, in questo modo, come fosse un piccolo carrellino. È costruito con tubi di PVC, cioè non sono i tubi che si usano per gli impianti elettrici, e questi giunti, che anche loro sono la parte più difficoltosa. È stata, diciamo, cioè difficoltoso per modo di dire, è stata ricreare questo pezzo che serve per montare la videocamera o la fotocamera su questo oggetto. Praticamente qui è composto da un pezzetto di tubo, questo invece è un tappo che si compra in un brico center. Questa vite è una vite un po' particolare perché deve avere una filettatura specifica che può essere inserita nella sede apposita che c'è sotto tutte le videocamere e le fotocamere, almeno direi quasi tutte. Però insomma quelle che possono essere montate su uno stativo hanno questo particolare. Adesso faccio vedere come farlo. Non è particolarmente difficile. Vediamo. Dunque, i pezzi, vabbè, il tubo si compra in barre da 2 metri o da 3 metri, questo è un diametro di 20 mm, cioè anche i pezzi di raccordo devono avere ovviamente lo stesso diametro, quindi c'è scritto comunque sui pacchettini, è stampato anche sul pezzo stesso. Bisogna praticamente a questo punto tagliarne 1, 2, 3 e 4 pezzi della stessa misura, e io ho fatto 16 centimetri, cioè quindi 1, 2, 3, 4 pezzi da 16 centimetri, e poi 1, 2 e 3 pezzi, anche loro della stessa misura, e io ho fatto 12 centimetri. Ci si può regolare anche a seconda dell'altezza della fotocamera che poi, o della videocamera che poi si metterà dentro, ecco, tenendo conto che questo pezzo più questo pezzo portano via, una volta montati uno nell'altro, portano via questo spessore qua. Quindi lo spazio che rimane è questo, cioè tra qua e qua. Se qui non entra, bisogna fare più lunghi i tre pezzi laterali. Questo pezzo è poco meno di 5 centimetri, perché un 2 centimetri e mezzo è praticamente quanto sta dentro qui, e un altro 2 centimetri la parte sotto. Niente, una volta tagliati i pezzi si rifila con carta vetrata o con qualche cosa i bordi, in modo che vengano puliti.
i pezzi che per fare le giunte vengono venduti di solito in due pezzi separati perché sono ispezionabili, cioè una volta che questi servono, ripeto, per un impianto elettrico, una volta che l'impianto elettrico è montato, se c'è bisogno di controllare i fili che corrono all'interno, si smontano questi giunti e si può lavorare vedendo i fili. Oppure per infilare i fili è più facile, per dire, cioè qua facendogli fare questo giro, se ci fosse da infilare dei fili elettrici, ovviamente è più facile avere il pezzo aperto che il pezzo chiuso. Da notare che all'interno, adesso non so se riesco a farlo vedere, hanno questo piccolo gradino qua. Questo serve quando si infila il tubo, adesso vediamo con questo. Quando si fa entrare il tubo, questo piccolo gradino fa da fermo, quindi il pezzo entra fino a questo modo qua e non va oltre. Per questo pezzo e questi due altri pezzi qua sotto, cioè quando l'apparecchio è in piedi, montato così, pezzo in alto e pezzo in basso, e questo pezzo qui dove si fa praticamente inserisce, dove si inserisce il supportino per montare la videocamera, ho limato via questi due gradini in modo da fare che questo possa scorrere liberamente. Cioè, adesso qui vediamo se riesco a farlo vedere. Levando questi due gradini, il tubo può entrare completamente, quindi diventa così. Questo mi ha permesso di non fare questo pezzo suddiviso in due, e questo idem. Facendo così, secondo me sarebbe diventato meno solido, perché diciamo nel progetto originale americano, credo, questi pezzi sono pezzi intieri, cioè questi giunti vengono venduti in un monoblocco, quindi hanno un po' più resistenza. C'è da dire che dovendo fare dei pezzettini, poi bisogna essere parecchio precisi nel tagliarli, se no vabbè, potendo fare un pezzo solo e questi scorrevoli è più semplice. Dopodiché l'assemblaggio, ripeto, cioè, non richiede niente, si infilano i tubi, questi qui, ripeto, questo e questo sono passanti, quindi si possono anche spostare. L'oggetto può essere trasportato così, se uno vuole portarselo in borsa o per dove lo deve utilizzare. Dopodiché, basta rimettere assieme i due. Quindi inserire fino in fondo i due pezzi. E abbiamo il nostro stativo da tavolo. Questo è il pezzo montato. Ripeto, non richiede particolare abilità, basta un seghetto da metallo per tagliare i tubi. Si segna dove tagliare. Per togliere i due gradini che ci sono qui, io ho usato un piccolo utensile tipo il Dremel, tanto per dire, cioè una cosa rotativa. Questi oggetti qua che ho utilizzato poi per fare questo sono dei sottopiedi
sottopiedi che si utilizzano, non so, tipo per le sedie, per le scale, basta comprarlo dello stesso diametro del tubo. Quindi se è 20 mm il diametro del tubo, 20 mm anche il diametro interno di questo cappuccio qua, che quindi poi si infila su in questo modo qua. La vite questa è purtroppo invece da cercare, perché questa filettatura qui è un po' particolare. Non si trova, io non sono riuscito a trovarlo nei normali brico, ho dovuto cercarla da un ferramenta, poi dopo magari nella descrizione poi sotto indico come si chiama questa filettatura qua. L'avevo già messa comunque in un altro filmato dove avevo fatto un altro oggettino sempre per cose di macchine fotografiche. Per fissare, adesso qui sicuramente non si riesce a vedere l'interno, ma comunque per tenere la vite ferma qui così in mezzo, cosa ho usato? Un tappo. Questo è un tappo di quelli che si chiamiamoli moderni, cioè che non è più di sughero, in effetti è di plastica in un qualche modo pressata. Ne ho tagliato circa la metà, metà tappo, quindi questo in effetti dentro qua è così. L'ho adattato un po', perché quindi con un taglierino ho tolto un po' di materiale di maniera che il tappo potesse entrare nel tubo da 20 mm, entrare a forza, cioè, quindi tolto questo primo spessore, sotto è abbastanza spugnoso, quindi lo si deve ritagliare in modo che entri giusto, lo si spinge a forza dentro. Prima di fare questa operazione col trapano ho fatto un buco centrale dove poi ho avvitato questa vite qua. Quindi adesso vediamo se, non so se riesco a tirarlo fuori, no, infatti è abbastanza ben fisso. Comunque ho fatto delle foto, magari dopo le metto. Questo oggetto qui praticamente avvitato sotto, in questo modo, permette anche volendo di tenere la videocamera in mano. E ha altri, cioè con sempre con questi pezzi è possibile fare anche altre cose carine, tipo adesso prendo un attimo. Questo è il pezzo di tubo che mi è avanzato. Se io metto questo e anche questo posso togliergli i dentini interni, quindi farlo entrare di più diventa più fisso. Posso montare la mia telecamerina così e utilizzare per esempio questo tubo per, non so, spingere la telecamera per esempio in un posto dove non potrei metterci un braccio, girarla verso di me e quindi riprendermi da, non so, un'angolazione in alto, piuttosto che, insomma, si possono fare diverse cose studiando, la posso mettere così e quindi avere una ripresa laterale. In questo modo qua, più o meno, insomma, una prolunga che mi permette di spostare la mia telecamera e fare delle riprese che non potrei fare ovviamente tenendola semplicemente in mano. Il peso che questa cosa può supportare ovviamente è limitato, non ci posso mettere una videocamera professionale, almeno senza far entrare questo pezzo più a fondo. Posso
posso, cioè se non ho l'esigenza di doverla regolare e quindi uso il bastone per farla girare, posso anche incollarlo, quindi cioè, questo pezzo posso mettere un po' di colla all'interno, dopo aver ovviamente tolto i dentini che impediscono il passaggio del tubo. Posso mettere all'interno della colla e quindi incollarlo in modo fisso al mio tubo. A questo punto, girando semplicemente, cioè manovrando così, posso spostare la mia telecamera. Ecco. Quindi questo è l'oggettino. Costo... Diciamo che vabbè, io ho preso altri, insomma, di questi ne ho presi alcuni pezzi in più. Insomma, in poche parole ho speso 7 euro. Questo qui, se devo comprare solo questi pezzi, forse 5-6 euro sono sufficienti. Quando il pezzo è sistemato, quindi il passante è parecchio solido, come si può forse vedere, cioè non balla, quindi questo è in grado di tenere anche una camera un po' pesantina. Volendo, anche questi pezzi si possono fermare con una goccia di colla messa qui dove ci sono i dentini che permettono poi di chiudere il pezzo, quindi o prima di chiuderlo o una volta che abbiamo chiuso i pezzi a T, bisogna fare un attimo di attenzione a chiuderli, ecco fatto, come si sente, tac, e il pezzo adesso è solidale, quindi può essere aperto con un piccolo cacciavite facendo minimo di leva sotto i dentini e si riapre. Niente. Comodo, carino, costa pochissimo, direi, quindi anche semplicemente per appoggiare la camerina al tavolo, fare delle riprese, si può mettere, non so, uno spessore qua sotto, quindi avere per esempio un'inclinazione diversa, come si possono mettere dei libri qua sotto e avere un'inclinazione più alta. È anche possibile, volendo, utilizzare sempre uno di questi passante e inserirlo qua di fianco, e quindi avere anche qui la possibilità, per esempio, con un altro pezzetto e una curva a 90, di inserire qui di fianco, cioè di avere qui di fianco un ulteriore attacco dove si potrebbe mettere una luce, una lampada, qualche cosa. Però queste sono tutte cose, o anche qua di sopra, per esempio, cioè un filo mette qua di sopra e qui ha già direttamente il posto dove attaccare un microfono, una lampada, qualche cosa, sempre utilizzando un adattatore autocostruito come questo qua. Ecco. Per oggi il progetto è fatto, poi sottoscrivo il link di dove l'ho visto. L'utente si chiama The Frugal Film Maker. Grazie.